Slavo Popovic, poi c'è il keniano Stephen Marai. Quindi il marocchino Labi, che ha destato un'ottima impressione nelle fasi eliminatorie. Poi vediamo Tom McKean, come dettovi. E poi Barbosa, che detiene la seconda prestazione mondiale stagionale con 1.43.89 alle spalle di Concellà. E poi vediamo il grande favorito, Billy Concellà, keniano, 1.43.39, che è la settima prestazione assoluta di tutti i tempi, un altro britannico, Peter Elliott. Gara quindi molto incerta, molto attesa questa finale, due keniani, due britannici, un brasiliano, un marocchino, un jugoslavo e un polacco. Ecco, inquadrato col 424, Peter Elliott. Metri, primato del mondo di Co, 1.41.73, stabilito a Firenze nell'81. Barbosa ha ottenuto il miglior risultato ad Engelo, 19 di luglio, 1.43.89. Ecco, partite in questo momento, l'avvio è molto rapido per Barbosa, vedete il brasiliano, anche Elliott è partito molto forte. Poi vediamo all'interno il marocchino Labi, quindi in posizione guardinga Tom McKean, ed è Barbosa che va a prendere la testa, il brasiliano Barbosa tallonato da Labi, e poi c'è il keniano Marai in seconda posizione, adesso si è portato Marai, poi c'è McKean, quindi Concellà, quindi Elliott, sempre Barbosa al comando. Barbosa 24.32 ai 200 metri, Barbosa, Labi, poi i due keniani, rinviene Elliott, poi McKean suona la campana dei 400 metri, 50.59 il passaggio, non rapidissimo, sempre Barbosa al comando, Concellà rinviene in seconda posizione, affianca Labi, poi dà la sensazione di portarsi all'attacco, Concellà infatti va ad affiancare e superare Barbosa. Si stanno confermando le previsioni di un Concellà molto molto forte, resiste però e non si piega Barbosa, che controlla la situazione, comanda ancora Concellà, in seconda posizione Barbosa, in terza Tom McKean, in quarta Labi, poi Marai, gli altri sono battuti, Concellà ancora tallonato da Barbosa che non si arrende, in terza posizione vediamo il britannico Elliott e vediamo Concellà che vince 1.43.07 vince davanti a Elliott che è secondo, terzo è Barbosa. Bellissima questa gara, conferma di Concellà, assolutamente imbattibile, 1.43.07, migliore prestazione mondiale stagionale, e dobbiamo dire è settima prestazione assoluta di tutti i tempi, settima prestazione, Elliott è secondo, ha deluso Tom McKean, gli inglesi attendevano Tom McKean, invece meglio di lui ha fatto Peter Elliott, che ha conquistato la seconda posizione. Dobbiamo dire grande gara anche per il brasiliano José Luis Barbosa, che sino alla fine ha tentato di resistere a un formidabile, irresistibile Billy Concellà, che già godeva dei favori del pronostico alla luce di quanto fatto vedere nelle fasi eliminatorie.